Allora, la preintesa del nuovo contratto ci consegna un ruolo molto importante per le nuove posizioni organizzative. Diciamo che non esiste una vera e propria area quadri, ma ci si avvicina molto. Diciamo che questi lunghi anni che abbiamo passato dal contratto precedente ci hanno consegnato delle amministrazioni completamente diverse, completamente nuove, che hanno dovuto far fronte a tante difficoltà, ma che hanno anche un futuro davanti. In questo tipo di futuro le posizioni organizzative dovrebbero rappresentare dei responsabili gestionali forti, non solo dei funzionari vecchia maniera, per traghettare, per supportare i dirigenti e per traghettare le nuove organizzazioni verso gli obiettivi di innovazione, gli obiettivi di trasformazione, la cultura organizzativa che cambia. Ecco, ci aspettiamo, questo contratto oggi consente questo. Ovviamente grazie alle modifiche contrattuali rilevanti, in particolar modo grazie alla possibilità messa su carta, esisteva anche prima dalla legge, ma oggi il contratto lo rafforza e lo evidenzia con grande forza, alla possibilità per i dirigenti di delegare proprie funzioni alle posizioni organizzative. Ovviamente a questo c'è un corrispondente aumento delle risorse economiche per le indennità di posizioni, ma anche per le retribuzioni di risultato. Ecco, questi sono in pillole, diciamo così, le cose nuove del nuovo contratto su queste nuove figure di responsabili apicali nelle nostre organizzazioni.